Fabri Fibra, la rappresentante di lista, è dito nella piaga. Questi solamente alcuni dei nomi dell'edizione 2022 del Mango Music Fest che dal 5 al 9 luglio accenderà la città di Arezzo nella splendida location del Prato. Credo che cada bene come periodo dopo 2 anni così, quindi anche per festeggiare un po', diventare maggiorenni, ma soprattutto insomma tutta la città che si muove, che si, come dire, dà un grande supporto a tanti livelli, dalle fondazioni, Arezzo in Tour, Guido d'Arezzo, il comune, i grandi sponsor del festival, quindi è tutto un sistema cittadino che collabora e permette di realizzare questa manifestazione. Un appuntamento che negli anni ha assunto sempre più importanza e che si è imposto come una delle principali arene estive, confermando Arezzo ancora una volta come città della musica. Abbiamo un'estate in fortezza con spettacoli di musica classica, di prosa, di letteratura di vario tipo, abbiamo una bellissima mostra in città, tra pochi giorni apriremo il Museo dell'Oro, il Festival Rock Aretino oggi si chiama Mango Festival e si svolge ancora al Prato con una massa di pubblico importante, con una qualità della manifestazione in sé per sé molto elevata. Venerdì 8 luglio poi spazio anche all'associazione Arezzo Autismo con E Ora è Vita, il talento non conosce limiti. Noi saremo in Piazza Grande a fare prima parlare dei talenti dei nostri figli, poi avremo uno stand nel grande parco del Prato e poi tenteremo una carta mai provata prima, almeno per noi, di salire sul palco con i nostri ragazzi e fare una mini performance di 10 minuti, accompagnati naturalmente con musicisti professionisti. Noi speriamo che anche i tanti musicisti acclamati quella sera salgano sul palco con noi. E canteremo e suoneremo per quello che sarà possibile, per l'inclusione, per la pace, l'autismo contro la guerra, quindi il tema è molto ampio. L'edizione 18 del Mango Music Fest sarà infine l'ultima al Prato. Ha raggiunto dimensioni tali che forse è difficilmente contenibile in quella sede, ancorché molto prestigiosa, ma c'è anche il tema del progetto di ristrutturazione dei giardini del Prato che probabilmente rende incompatibile questo tipo di manifestazione con quel sito. Ne abbiamo parlato a lungo con Paco, si è deciso di fare questa edizione per certo, su quelle future ne parleremo per tempo, ma proveremo a proporre sedi diverse.